Lei è Marina e vuole usare il proprio smartphone Android come hotspot per creare una rete Wi-Fi e collegarsi a internet con un iPad usando la scheda telefonica. Per prima cosa, Marina prende lo smartphone e trascina il dito dal bordo alto dello schermo verso il basso per verificare che l'icona Wi-Fi sia azzurra e quindi attiva. Poi fa tap sull'icona della ruota dentata in alto a destra per entrare nelle impostazioni. Fa tap su wireless e reti e per prima cosa entra in rete mobile per verificare che l'opzione dati mobili sia attiva. Poi torna indietro alla schermata precedente. Entra in tethering hotspot portatile, hotspot wifi portatile e verifica che il selettore in alto a destra sia attivo. Infine, entra in configurazione hotspot per prendere nota del nome della rete e della password di accesso. Marina ora passa all'iPad. Fa tap su impostazioni e poi su Wi-Fi. Prima di tutto, Marina verifica che la connettività Wi-Fi sia attiva. Nella parte inferiore trova l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili e tra queste riconosce quella del proprio smartphone. Fa tap sul nome della rete, inserisce la password e fa tap su Accedi. Quando l'iPad è collegato, di fianco al nome della rete esce un segno di spunta azzurro. E ora Marina è collegata a internet con l'iPad usando il suo smartphone Android come hotspot. Tutto chiaro? È stato utile? Se sì, metti like a questo video e iscriviti al canale per non perderti i prossimi consigli di Scolari a Casa. Ciao!